Sì. Presentati, chi intervistiamo in questo momento? Valentina Petrini. Per chi lavori, Valentina? Piazza Pulita la 7. Sei soddisfatta del servizio? Perché? Sai chi è il tuo editore? Il mio editore, sì, l'editore della rete so chi è, Telecom Italia. Al momento però siamo stati comprati da Cairo, quindi adesso insomma aspettiamo di conoscere Cairo, il nuovo editore. Vediamo, non lo conosciamo, poi noi soprattutto... Cairo editore, sì. Io non penso che siamo uno dei paesi peggiori da un punto di vista della libertà di stampa. Ci sono sicuramente dei problemi al nostro interno e la prima cosa che vorrei, lo chiedo come tutti i cittadini, è una legge sul conflitto di interessi. Però in questi giorni, siccome il tema che mi ponete è d'attualità, perché c'è anche un post di Beppe, insomma un post sul blog di Beppe Grillo che si chiama Attenti al lupo, mi incuriosisce questo confronto. Insomma, io trovo un po' forte l'affermazione che tutti i giornalisti o tutti i conduttori televisivi, come è scritto precisamente nel post, siano al soldo dei partiti. Mi sembra una frase eccessivamente un po' forte. Nel senso, non ho mai avuto nessuno che è venuto a dirmi devi fare questa marchetta ad un politico. Nel momento in cui succederà... Cioè, sarò la prima a farmi da parte, cioè, non è mai venuto nessuno nella mia saletta di montaggio a dirmi modifica questa battuta perché dobbiamo fare un favore, una marchetta su un politico, quindi sulla mia persona non mi sono mai sentita, diciamo, limitata in quello che bisognava fare. Che contratto c'hai? Io ho un contratto a progetto che scade a fine luglio, quest'anno ho vinto, me l'hanno fatto di un anno. Poi alla fine del contratto a progetto, vediamo, non lo so, se di anno in anno bisogna... Sei favorevole ad abolire l'ordine dei giornalisti? Sì, sono favorevole ad abolire l'ordine dei giornalisti perché quantomeno credo che insomma sia sotto gli occhi di tutti che oggi la mia categoria è fatta da una miriade di giovani precari che non è neanche iscritta all'ordine e quindi servirebbe una riflessione su questo perché è giornalista chi fa questo lavoro, non soltanto chi è iscritto all'ordine dei professionisti. Sono Salvatore Curitano, sono un giornalista Mediaset, lavoro per Quinta Colonna, collaboro anche su altri programmi, sono un collaboratore da 7 anni per Mediaset e sui servizi che io faccio ho il controllo e penso di essere libero. Poi insomma sui programmi non è che controllo il palinsesto, controllo l'organizzazione della puntata, però insomma sui miei servizi non mi sento di essere censurato. Lo intervisto io a lui. Okay. Senti, ma allora, ma quando hanno cacciato a Mentana, che c'entra, no? Questo? Come che c'entra? L'hanno cacciato? Scusa. Quello l'ha scritto lui nel suo libro. L'hanno cacciato? La domanda è... Io ho lavorato 7 anni a Matrix, quindi c'ero, però... Se l'hanno cacciato vuol dire che c'è stato un problema, allora, quella è stata una restrizione della libertà, o no? Lui lì l'ha detto che era un momento diverso e se n'è andato. Non se n'è andato, è stato cacciato, è diverso. Non è come con Fini. Fini dice se n'è andato, no, se n'è stato cacciato. Guarda, lui si è dimesso. Come no? C'è stata una causa che lui ha vinto e lui si è dimesso da direttore editoriale e loro hanno accolto le dimissioni anche da... Sì, questa è la forma, poi la realtà è che è stato cacciato. Vabbè. Il conflitto di interessi è un problema nazionale che riguarda molti settori, tra cui anche sicuramente insomma, quello radio-televisivo e della stampa in generale. Il conflitto di interessi è un problema insomma, che è in tantissimi settori, secondo me. Sì, a me nessuno mi... posso dire, 20 anni che lavoro in Rai, nessuno mi ha mai censurato o chiesto niente. Bruno Vespa, che ne pensi? Bruno Vespa è un ottimo professionista, penso che sia uno dei più bravi giornalisti italiani, forse posso dire più bravo, iniziato quando aveva 16 anni, è un ottimo professionista, poi può non piacere il suo punto di vista, ma questo fa parte della democrazia, cioè sì, a me piace Vespa, metto Rai 1, se piace Santoro, me lo guardo sulla 7, ma questa è la democrazia, ma il rapporto politica TV è semplice, che la Rai è nominata dai presidenti di Camera e di Senato, l'azionista di maggioranza è il tesoro, per cui non è che è sganciata dai partiti. La Rai è una televisione pubblica che dipende dal peso dei partiti, ma non è che è una novità, è la legge che è così. Questa cosa ti dà liberatore per metterli su YouTube, no? Sì. Ok. Io non posso rilasciare una liberatoria su questa intervista perché io sul contratto di lavoro c'è il divieto di rilasciare interviste se non passando attraverso l'ufficio legale della Rai. Ok, perfetto.